Al via il nuovo corso, dopo il fallimento mondiale, l'Italia femminile torna in campo, riparte con nuove ambizioni, nuovi progetti. Buon pomeriggio da Rai Sport, è il giorno dell'esordio dell'Italia nella Women's Nations League contro la Svizzera. Ben trovata Katia Serra, ciao Katia. Ciao Simona, buonasera a tutti. E allora ci ritroviamo qui dopo un mondiale emozionante ma deludente per noi. Sì, decisamente, e quindi chiaramente dobbiamo lasciare alle spalle, no? Quello che è il passato, perché tanto non lo si può più correggere, ma dobbiamo invece prendere delle lezioni costruttive per ripartire con questo nuovo corso, come stavi raccontando. E ovvio che oggi c'è tanta curiosità, perché è naturale, lui è appena arrivato, no? Ha fatto anche le convocazioni senza aver mai visto giocare le ragazze. Lo hai nominato perché quindi non c'è più Milena Bertolini, la CT, il nuovo commissario tecnico è Andrea Soncin. Per lui prima esperienza alla guida di una formazione femminile. Esatto, e come stavo dicendo, appunto, è normale, no? Che ha convocato sulla base di quello che è stato il calcio femminile fino ad oggi, e poi vedremo invece nel corso dei mesi se riuscirà anche ad incidere da questo punto di vista, perché è naturale che appunto è arrivato troppo tardi, troppo a ridosso di questa Nation League, e quindi bisogna un po' correre. Queste sono le immagini che ci giungono in tempo reale da San Gallo, lì dove si giocherà questa partita, lì dove c'è anche Sara Gama. Questo è il grande ritorno, uno dei ritorni rispetto alla formazione, rispetto alle convocate del mondiale. Sara Gama c'è, non gioca però, è in panchina questa sera. Ma sì, guarda, io penso che c'è il ritorno di Piemonte, di Galli, di Bergamaschi, quindi di giocatrici molto importanti, perché hanno anche dalla loro l'età e quindi sono ancora nel fiorfiore della propria carriera calcistica. E io quest'estate sempre, no, ho detto che secondo me queste assenze erano pesanti, e sono contenta di rivederle tutte in nazionale, in quanto sono convinta che possano ancora dare tanto alla maglia azzurra. Umori e sensazioni tra le azzurre, le vogliamo percepire attraverso le parole di Arianna Caruso, che ha raccontato qual è stata la prima impressione delle ragazze nei confronti di Andrea Soncin, e ascoltiamo poi anche Andrea Soncin. Quello che mi ha colpito di più, venendo dal maschile, quindi non conoscendo tanto il femminile, mi è piaciuto molto il fatto che appena arrivato lui ci conosceva davvero, e sapeva i nostri nomi, sapeva le nostre caratteristiche, quindi penso che da parte sua c'è tanta voglia di lavorare come c'è da parte nostra, e spero che ci toglieremo delle belle soddisfazioni insieme. C'è una gran voglia di ripartire, e questo si vede anche nei piccoli atteggiamenti che le ragazze quotidianamente stanno dando, le risposte che stanno dando. Mi aspetto di un atteggiamento propositivo e positivo come ho visto in questi tre giorni. Se c'è gioia di fare quello che facciamo con passione, cioè giocare con passione, non c'è paura di affrontare nessun tipo di avversario. Ho trovato nelle ragazze grande voglia, di grande spirito di rivalsa, grande voglia di andare a conquistarsi qualcosa, quindi penso che siano questi gli aspetti che andranno a fare la differenza nella nostra prima partita. Katia, che cosa può fare Soncin in quattro giorni di lavoro? Lui come Spalletti, tra l'altro Luciano Spalletti è andato a trovare le ragazze a Coverciano, sono pochi quattro giorni per imprimere un segno. Sì, assolutamente, anche perché appunto, come si sottolineava, lui non ha neanche conoscenza, no, del nostro mondo, per quanto nelle ultime settimane ha studiato tantissimo e quindi ha cercato di ridurre questa carenza. Ma guarda, i feedback che arrivano sono che comunque durante gli allenamenti esprime dei concetti in modo chiaro e semplice, quindi riescono a essere recepiti dal gruppo, che è molto pragmatico e che sta trasmettendo tanta serenità. Questi credo che siano segnali costruttivi. Poi naturalmente penso, insomma, che l'Italia che abbiamo visto non solo nel mondiale ma anche nell'ultimo anno, e quindi ci metto dentro anche l'europeo scorso, è stata troppo brutta rispetto alla sua potenzialità. Quindi per fare meglio serve poco. Poi però bisogna essere realisti, siamo una nazione indietro rispetto al top mondiale, e pertanto dobbiamo lavorare molto, secondo me, in prospettiva, soprattutto costruendo le giovani, perché è da loro che credo possiamo poi andare a
a costruire qualcosa di importante. E proprio a San Gallo, Katia, vogliamo andare indietro al 2018, si registrò l'esordio di Roberto Mancini alla guida della nazionale italiana contro l'Arabia, arrivò poi un titolo europeo insperato, no, da tutti alla vigilia. Speriamo che sia di buon auspicio anche per la nazionale femminile. Ma la scaramanzia nel mondo del calcio è però corsi è e ricorsi, forte, no, sì, magari. Diciamo che a me non piace, posso dirlo tranquillamente, quindi non voglio smontare, no, queste diciamo suggestioni, però credo che bisogna essere anche molto realisti, che appunto noi ci siamo un po' fermati nel nostro processo di crescita, abbiamo proprio sprecato del tempo, quindi adesso la bravura di Soncin e di tutto il suo staff, perché ricordiamo anche che è cambiato e quindi è cambiato in meglio, proprio perché ci sono delle nuove professionalità anche molto utili al CT per aiutarlo in questa avventura, sia quello di ottimizzare i tempi e quindi in poco tempo di costruire tanto. Barbara Bonansea questa sera in campo non c'è, non sta bene, Katia è però nel gruppo delle azzurre, lì davanti abbiamo Giacinti, Piemonte e Cantore. Esatto, soprattutto Martina Piovamonte che si è trasferita quest'estate all'Everton, ha raggiunto Aurora Galli che anche lei sarà titolare dal primo minuto, un'esperienza inglese per Martina, credo che dopo la grande stagione con il Milan anche per lei, no, si sono aperte questa grande opportunità e so che è molto carica, si sta trovando molto bene e per le sue caratteristiche, che è una giocatrice molto fisica e molto potente, ecco, l'Inghilterra può essere un'esperienza per completarla ancora di più, perché sotto il profilo realizzativo l'anno scorso bene, ma può fare ancora meglio e quindi per lei è una bella occasione dal primo minuto. Inghilterra, la nostra Carolina Morace sta allenando lì in questa stagione, Svizzera, Svezia, Spagna, questo è il nostro cammino in un girone di ferro, la Svizzera per dire è la squadra più abbordabile, no, per noi, un telegramma in tal senso, Katia, perché poi abbiamo la Svezia che è prima nel ranking e la Spagna che ha vinto il mondiale. Sì, assolutamente sì, per fortuna che partiamo da loro ci permette insomma di confrontarci con una squadra di pari livello anche se ha dei cambiamenti e quindi anche loro insomma qualche defezione di troppo. Abbiamo da Tiziana Alla, Carolina Morace, Tiziana Alla che con Katia Serra ci racconta il campionato femminile tutte le settimane, questa è una grande novità, piacevolissima novità da parte di noi di Rai Sport. Tiziana, da voi, Carolina. Buonasera, allora c'è tanta voglia di ripartire, di seppellire le scorie e di riscoprire tutto il potenziale dell'Italia al femminile, la passione e la disponibilità a rimettersi in gioco che il nuovo commissario tecnico ha percepito in questi primi giorni di lavoro nel suo primo gruppo di convocate deve subito essere messa in campo. Il girone di Nations League, lo sappiamo, lo stavate ricordando in studio, è di ferro, la Svizzera però è l'avversario alla portata dell'Italia che oggi per mille e uno motivi e direi soprattutto motivazioni deve ripartire con il piede giusto. Allora Carolina Morace, buonasera anche a te. Possiamo dire che oggi il risultato sarà importante quanto l'atteggiamento, il modo di interpretare questo ritorno in campo con la maglia azzurra dopo il mondiale andato come sappiamo? Bah, assolutamente, credo di sì, ma l'ha detto il nuovo tecnico, c'è tanta voglia di rivalsa per quello che è successo, per come sono andate le cose, per cui oggi credo, l'hanno detto anche Simona e Katia, 4 giorni di allenamento non sono tanti, puoi lavorare in linea di massima su poche cose, sicuramente la cosa su cui si sarà insistito di più è proprio il morale delle giocatrici e questo senso di rivalsa che sicuramente si vedrà in campo. Le immagini che ci arrivano dall'arena di San Gallo con tanti bambini anche presenti sulle tribune. Allora noi andiamo subito a scoprire la prima formazione, vedete inquadrata Sara Gama che ritorna a vestire la maglia azzurra, questa sera parte dalla panchina perché la prima formazione scelta da Andrea Soncin recita Giuliani in porta, poi Bartoli, Lenzini, Linari e Di Guglielmo in difesa, Caruso, Giuliano e Galli in mezzo al campo e poi Cantore, Piemonte e Giacinti. Per quanto riguarda invece la Svizzera che sta entrando in campo, Svizzera che al mondiale è arrivata fino agli ottavi di finale, ha superato il girone, poi subito nella fase a eliminazione diretta ha trovato la Spagna ed è stata travolta dalle future campionesse del mondo per 5-1. Un po' di cambiamenti anche nella Svizzera rispetto a quel gruppo, non c'è più la numero uno storica Gael Talman che dopo il mondiale si è ritirata e allora in porta c'è Livia Peng. Poi è un 4-3-3 anche quello della Svizzera, Marti, Bühler, Maritz e Riesen.
in mezzo al campo So, Walti e Reuteler, e davanti Terchun, Bachmann e Pjubel. Non c'è neanche Cernogorcevic, che era il centravanti, no, storico anche di questa formazione. Si è presa una pausa di riflessione la CT Inka Grings. Ha detto: spero che torni ad essere un'opzione per le prossime convocazioni. Beh, è una giocatrice importante con una grande esperienza, passata dal Barcellona all'Atletico Madrid, ed è una giocatrice ancora che intanto fisicamente è alta 1,73, insomma è una vera atleta, poi è una trascinatrice, quindi anche sotto l'aspetto della personalità è qualcosa che può mancare a questa nuova Svizzera. E allora squadre che stanno per entrare in campo, direttrici di gara finlandesi, Elena Linari con la fascia di capitano al braccio questa sera, la capitana invece della Svizzera è Lia Velti. Stiamo dando un'occhiata anche alle espressioni sui volti delle azzurre. La carica che c'è nei loro occhi, sono loro le prime ad avere voglia di dimostrare appunto che l'Italia al femminile può dare molto di più di quello che è accaduto negli ultimi tempi. Sono le stesse che hanno giocato il mondiale, che hanno fatto quello che hanno fatto al mondiale, quindi essere arrivate a quel punto, poi è brutto ricadere giù e bisogna risalire sicuramente, perché lì ci siamo già arrivate con Milena Bertolini. E adesso gli inni nazionali. Signore e signori, vi chiediamo di alzarvi dai vostri posti per gli inni nazionali. Thank you.
proprio di percepire anche un piccolo problema tecnico durante l'inno svizzero. La musica si era abbassata, un po' di sorrisi delle svizzere, ma soprattutto, Carolina, mi hanno colpito sì la determinazione, sì la carica sui volti delle azzurre, ma anche tanti sorrisi. Anche lì c'è è un segno, no, di una serenità che si sta rifacendo strada all'interno della squadra. Ma io sinceramente in questo momento proprio non parlerei di serenità, perché invece secondo me dentro c'è qualcosa che, cioè, è chiaro che sì, devi reagire, però non è che in sia positivo, diciamo. Esatto, ma non è che c'è, cioè, soltanto poi sempre solo una questione di volontà, di voglia, di personalità. No, poi c'è tutto il resto. Certo, noi siamo nel ranking della FIFA al numero 17 e invece la Svizzera è nel numero 21, quindi ci aspettiamo, insomma, che l'Italia, cioè, è la partita che possiamo vincere. Assolutamente, nel girone è questo. Ricordiamo allora che il format di questa competizione prevede che ricalca esattamente quello maschile. La prima edizione al femminile, le squadre sono divise in tre leghe, A, B e C. L'Italia è tra le 16 della Lega di A. E le quattro vincitrici dei gironi si qualificano per la Final Four del prossimo febbraio, che metterà in palio anche il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Le prime due poi di ogni girone rimangono nella Lega di A, la quarta retrocede, la terza invece spareggia con la seconda della Lega di B per rimanere nella Lega di A. Diciamo che questo così oggettivamente dovrebbe essere l'obiettivo dell'Italia, considerato appunto che poi le altre due partecipanti al girone sono la Svezia, numero uno del ranking mondiale, la Spagna, numero due e campione del mondo in carica. Ma intanto questa è appunto il primo passo dell'Italia in questa nuova Nations League al femminile. Abbiamo visto le formazioni anche con l'aiuto della grafica che vi avevamo anticipato. Ricordiamo anche il precedente con la Svizzera, che risale all'aprile del 2022. La vittoria proprio contro la Svizzera a Thun, grazie ad un gol di Cristiana Girelli su calcio di punizione, che regalò di fatto all'Italia il pass diretto per andare al mondiale. La Svizzera poi fu costretta agli spareggi, che poi superò e andò al mondiale anche lei. Ma anche lì l'Italia si era ritrovata un po' con le spalle al muro, doveva vincere e riuscì a farlo, e insomma questa sera di nuovo contro le Svizzere che cominciano facendo girare il pallone. Marti, il pallone indietro per Bühler, poi in mezzo al campo Reuteler subito a mettere in movimento Pubel, e poi arriva in sovrapposizione Riesen va al cross, colpisce malissimo, nessun problema per Laura Giuliani, che ritrova la maglia da titolare tra i pali dopo che al mondiale invece la titolare era stata durante non convocata in questa occasione, perché indisponibile, come lei mancano anche tra le storiche Boattin e Salvai. Giuliani che si appoggia a Linari. Lenzini, si allarga a Bartoli che riceve, prova ad avanzare. Caruso, bene, fa proseguire Cantore, in mezzo all'area arriva Giacinti, c'è anche Piemonte, Cantore va al cross, Giacinti, la conclusione deviata, poi l'angolo sventato anche dalla Svizzera. Subito un buon pallone per Valentina Giacinti. Ma poi nessuno riesce a tenere in campo, rimessa laterale Italia. Tra l'altro abbiamo visto intanto una nazionale italiana a cui eravamo abituati a vederla con il 4-3-3, invece mi sembra che quantomeno in questo momento sta facendo il 4-4-2 con Valentina e Piemonte, Valentina Giacinti e Piemonte, che in occasione del tiro della Giacinti si sono incrociate molto bene. Quindi da dietro la Giacinti è andata proprio a occupare lo spazio di Piemonte, che invece andava sul secondo palo, per cui già un'intesa e già un'altra nota tecnica, che ovviamente il 4-4-2 è il sistema di gioco che si capisce e viene afferrato nella maniera più veloce, perché è quello più semplice. E intanto già il primo cartellino giallo per Kumba So, per quell'entrata che abbiamo rivisto nel replay su Bartoli,
Italia che rimane avanti e guadagna ancora metri sempre alla rimessa laterale grazie alla combattività nell'occasione, alla tenacia di Cantore. Avanza Bartoli per rimettere in gioco il pallone in aria per Piemonte, prova a prolungare alle sue spalle Giacinti, chiede un ultimo tocco avversario che in effetti c'è, e allora per l'Italia è il primo angolo e mi sembra che l'approccio alla gara sia quello giusto, è stato di Mariz l'ultimo tocco. Sì, perché l'atteggiamento è quello di aggredire le avversarie proprio con un pressing ultra offensivo. Questo forse anche la spiegazione del 4-4-2, ma anche che in un periodo dell'anno in cui è ovvio che le giocatrici non sono in piena forma, è un sistema che, in cui si occupa bene il campo. Tanto il cross in mezzo, palla che rimane lì, si lotta e poi la riconquista Giuliano, indietro per Caruso, Peng in due tempi. Direi che è un avvio davvero molto buono dell'Italia. Il campionato, come ricordavamo, che è iniziato appena da una giornata per quanto riguarda le italiane. Sono sicuramente più in palla le svizzere. Nella rosa delle 23 giocano 9 appunto in Svizzera, poi 5 in Germania e in Inghilterra, 2 in Francia. C'è la romanista poi Aigbogun in Italia, una in Svezia. Svizzera che è costretta a giocare il pallone all'indietro. Adesso in avanti prova Marti il lancio profondo, troppo profondo. Non ci può arrivare Terschun. Eccola inquadrata in panchina. Saragama. Accanto a Cristiana Girelli e ad Anna Maria Serturini. E questo invece è il CT azzurro, Andrea Soncin. Caccia del pallone Bartoli. La rimessa è svizzera. E anche l'allenatrice della Svizzera, Inka Grings, anche lei ama il calcio, un calcio offensivo. Tra l'altro, essendo tedesca, le piace proprio quando perdono palla, insomma, rimanere alte, cercare di andarla a rubare ancora. Anche lei ha iniziato da poco il suo lavoro, praticamente dall'inizio di quest'anno ha sostituito Nils Nielsen, ha guidato appunto la Svizzera ai mondiali, non senza qualche critica anche per lei, ma insomma lei dice soprattutto questa Nations League la dobbiamo interpretare in preparazione di Euro 2025 che proprio la Svizzera ospiterà. Eh sì. Velti, la capitana, verso Marti. Ma la pressione dell'Italia è alta ed efficace. Mariz verso Risen. Terzino sinistro che sta molto alto. Scambio con Pubel. Poi Sou. Velti. Attaccata da Piemonte. Finisce a terra. Si prosegue. Poi Terschun non passa il suo filtrante e allora Di Guglielmo indietro con calma per Giuliani. Linari. Vedi come anche loro hanno la linea delle tre attaccanti alte, loro invece si dispongono con un 4-3-3. Di Guglielmo mette giù e poi pronta a far proseguire Galli, pallone però troppo lungo, è in vantaggio Mariz. Palla ancora giocabile finché proprio il rimpallo su Galli concede il rinvio dal fondo alla Svizzera. E questo pressing così intenso è assolutamente una novità della nostra nazionale. O meglio, diciamo così sistematico. Vedi, molto alto. Risen, il pressing questa volta è di Cantore su di lei.
più bel, lotta fra tre avversari, tiene in campo il pallone Cantore, bravissima, poi scambia con Caruso, un po' corto il tocco di ritorno, ancora Cantore lì, non si arrende fino a guadagnare la rimessa laterale. Bartoli prende la rincorsa lunghissima, il pallone in mezzo all'area, allontana Bühler. Poi più bel, ma si rimane ancora lì, Piemonte a caccia del pallone, Cantore. Si deve girare Cantore, c'è nessuno in appoggio, c'è Bartoli ma non può servirla. Alle prese con Riise che alla fine ferma in fallo laterale, ma l'Italia rimane lì. E come vedete le azzurre hanno al polso un braccialetto, poi vi spiego il perché. Intanto vediamo questo pallone che carambola su Piemonte, alla fine finisce sul fondo, dicevamo è un braccialetto con la scritta Se Acabò, che è lo slogan che è diventato simbolo della lotta delle giocatrici spagnole contro le discriminazioni verso le donne, letteralmente si tradurrebbe con È finita, ma di fatto è un netto ora basta, è una protesta che come sappiamo sta scuotendo dalle fondamenta la Federcalcio spagnola, a cui le giocatrici italiane ma anche le svizzere vogliono esprimere solidarietà in questo modo, indossando questo braccialetto bianco. Vedi, anche la Svizzera mantiene il possesso palla cercando di far uscire le giocatrici italiane per poi verticalizzare sulle attaccanti. Non riesce a tenere in campo il pallone Cantore, allora Riise questa volta. Una Svizzera che davvero fa grandissima fatica ad impostare, che l'Italia non concede spazi, non concede corridoi. Caruso finisce giù nel duello con So, colpita alla caviglia sinistra. So che è già ammonita proprio nei primi minuti di gioco, ma non era certo questo il caso per chiedere un secondo cartellino. Un malissimo contrasto di gioco, Bühler, poi Riisen, deve tornare indietro da Bühler in orizzontale per Maritz. Per lo schieramento delle due squadre non sono i centrali di difesa che hanno spazio, ma che sono appunto attaccate dalle due attaccanti, ma sono i due esterni difensivi che dovrebbero essere serviti di più e iniziare proprio l'azione. Maritz allarga per Marti. C'è spazio per affondare, allora di nuovo indietro alla numero 5 e poi all'altra centrale di difesa, prova lei a verticalizzare, a cambiare il gioco in direzione di So, pallone fuori misura, irraggiungibile per la centrocampista del Basilea. Abbiamo sentito Soncin che sta dicendo vale Valentina Giacinti vicine vicine, quello che dicevi tu Carolina, no? Comunque sono vicine, si scambiano le posizioni. Sì, si sono. È praticamente un 4-4-2 o un 4-3-3 asimmetrico con Cantore che insomma che in base a com'è l'azione è in linea con le attaccanti oppure con le centrocampiste. A me sembrano. Mi sembra Cantore più in linea con le centrocampiste. Riisen adesso, parte il traversone, Giuliani con tutta calma valuta la traiettoria del pallone e lo blocca e poi mette subito in movimento Di Guglielmo. Galli, Lenzini, Rinari, Giuliano. Un'occhiata alle compagne, allarga le braccia, non ci sono corridoi liberi. Chiama il pallone Di Guglielmo. Lenzini non si fida, di nuovo indietro per Linari, Lenzini. Adesso il pallone arriva a Di Guglielmo, si fa vedere Galli. Attaccata da Terciun, di nuovo
indietro Lenzini, parte la battuta profonda, troppo profonda. Sì, forse un po' di confusione per quanto riguarda la costruzione del gioco, che generalmente tendono a fare con le due centrali di difesa, Linari e Lenzini, e utilizzando Manuela Giuliano come centrocampista, che però non riesce a farsi vedere perché è tallonata dalla sua avversaria. Calcio di punizione per l'Italia, ancora un'entrata illegale di Sow. La volta su Cantore, si avvicina l'arbitro, la signora Letovaara, direzione arbitrale, targata Finlandia. La ammonisce verbalmente, probabilmente le ha ricordato appunto di avere già sulle spalle un cartellino giallo. Giuliano adesso sbaglia, intercetta più bella Giuliano, però rimedia. Poi sullo slancio va a travolgere proprio su. Risen sempre altissima, ha il suo da fare a contenerla Bartoli, arriva in raddoppio Cantore e allora indietro per Bachmann, si è vista poco finora Bachmann, Reuteler attaccata da Giuliano, poi Marti per Terschun che sterzando perde l'appoggio sul terreno di gioco, scivola. Le indicazioni provenienti dall'Arena San Gallo danno terreno perfetto, temperatura intorno ai 12 gradi. Infatti a vederlo da qua sembra un ottimo terreno qui, tanto Linari attaccata da Terschun, indietro per Giuliani, un pestone per lei di Guglielmo, mette giù. C'è alta Marti, si deve difendere, arriva il raddoppio anche di Terschun, di Guglielmo, guadagna anche con l'esperienza il calcio di punizione. Strattonata alle spalle da Terschun, siamo già dalla parte opposta a Bartoli, questa volta però fuori misura. Il suo suggerimento in profondità per Piemonte, chiede scusa Bartoli alla compagna per questa imprecisione. Risen intercetta Caruso, guadagna metri la Svizzera con le mani la numero 8. Quadrata liscia Lehmann. Cantore. Cross in area. Poi Velti. La pressione di Giacinti provoca il calcio di punizione. Dice era un'entrata di spalla, dice Valentina Giacinti. Müller invita ad avanzare Risen, ma c'è subito la pressione che si alza di Cantore. Allora, questo pallone che viaggia in maniera un po' inconcludente tra le quattro di difesa. Marti, di nuovo indietro, Müller, costretta al lancio lungo che preda delle centrali azzurre. Poi difende il pallone Caruso nel cerchio di centrocampo, si difende bene tra due e allarga per Di Guglielmo, un po' troppo potente l'appoggio. Terschun, Reuteler, Müller, Risen. Palla per solo anticipo, ha letto bene, ha scelto benissimo i tempi Bartoli. Lenzini,
da Linaria di Guglielmo. Tre quarti di linea difensiva dell'Italia, della Roma, con Lenzini, Juventina. Linari però non si intende in questa situazione con Di Guglielmo. Tra l'altro una Roma che ho visto giocare in precampionato contro il Chelsea, l'amichevole, dove ha perso per 3-2, ma ha giocato praticamente una partita alla pari, per poi perdere per l'unica disattenzione su un calcio d'angolo proprio a tempo scaduto. Ma mi ha fatto veramente un'ottima impressione sotto l'aspetto del gioco. La Pennessa d'Italia che sono ripartite vincendo in casa del Milan, proprio Linari ha aperto le marcature. Un 4-2 giallorosso molto spettacolare, proprio la prima partita che abbiamo dato in diretta di questa Serie A femminile che quest'anno seguiremo, una partita in diretta per ogni giornata. Bühler, Riesen, viene incontro Jubel indietro ancora per Bühler. Brava. Eccola, Velti si libera bene dell'avversaria, va per So, adesso Riesen ha spazio per affondare, era un po' in ritardo Bartoli, Riesen mette in mezzo, Bartoli recupera, la chiude in angolo. Vedi, anche loro sono pericolose perché poi hanno queste improvvise verticalizzazioni dove si trovano, e si trovano soprattutto sulla fascia con l'inserimento di Riesen. Bravissima Bartoli a recuperare il metro di svantaggio con cui era partita nel duello in velocità. Primo angolo per la Svizzera. Non ne ha già battuto anche l'Italia. Sul primo palo esce Caruso, ma è suo l'ultimo tocco e allora si rimane lì. Secondo corner elvetico. Quadrata Bühler, la centrale difensiva, ovviamente uno dei pericoli numero uno in queste situazioni. Reuteler dalla bandierina dell'angolo, questa volta direttamente sull'esterno della rete. Di Guglielmo tenta di scambiare con Galli, c'è stato l'anticipo di Reuteler, poi Velti, palla per Tershun che si impegna, ma il pallone irraggiungibile, rimessa dal fondo Italia. Sta provando ad alzare un po' il baricentro la Svizzera negli ultimi minuti, ha guadagnato un po' di metri. Ma poi hanno meno qualità rispetto alle giocatrici italiane per quanto riguarda la gestione della palla, il gioco corto, però poi hanno queste verticalizzazioni che ti possono mettere in difficoltà. Linari, Giuliano, Di Guglielmo, pronta a scattare Galli, scatta anche Giacinti, pallone prolungato in maniera provvidenziale per la Svizzera da Maritz, ma era diretto a Giacinti che era scattata alle spalle della difesa avversaria. Riesen, Bühler, sempre lei a impostare. Si abbassa Velti, Bühler. Allora prova ad allargare il gioco Maritz, che però non prosegue verso Marti, ma torna centralmente, sempre per Bühler. Riesen alza il pallone in direzione di Jubel. Poi lotta Reuteler con Giuliano. Il calcio di punizione è per l'Italia. Punita questa spinta che ha impedito a Giuliano di andare sul pallone, di andare a contendere quantomeno il pallone. Eccola Giuliano che lo tocca, lo rimette in gioco. Di Guglielmo, parte il traversone un po' arretrato, So, così
E allora rincorre più bel. In difficoltà Peng da questo retropassaggio di Bühler, si rimane lì ma la rimessa è azzurra. Quadrata Cantore che è venuta incontro, poi Bartoli. Cantore rimane lì in appoggio, prova a portare via un'avversaria, alla fine Risen ha la meglio. Applausi per la numero 8 che poi però regala di nuovo il pallone a Bartoli che lo affida a Giuliano, va sul fondo, ha cercato la deviazione Giuliano ma non l'ha trovata, non è riuscita ad andare al cross, ha provato d'esperienza a guadagnare l'angolo. Bühler per Maritz e poi Marti, prova a distendersi sulla destra adesso la svizzera Terschun, anzi si tratta di Bachmann, 1-2 ancora Bachmann, palla per Marti, parte il traversone, Linari ci mette il piede, poi allontana Giuliano verso Giacinti che si scontra con Maritz, tutto regolare per la signora Letovara. Reuteler rimasta a terra, Giacinti, adesso l'arbitro interrompe il gioco. Scontro con Maritz, colpita all'addome Valentina Giacinti. Si rialza dolorante ma insomma nessun problema per lei, adesso il pallone sarà di nuovo scodellato in favore della Svizzera. Bühler per Risen, in incontro Velti, si libera di Giuliano, poi va da Reuteler, Bachmann per Marti, prova a prendere il fondo Marti, traversone, colpo di testa di Linari, Bachmann è rimasta lì, allora prova ad entrare con un guizzo, non ci riesce. Ramona Bachmann, 138esima presenza per lei con la maglia della Svizzera, 58 gol segnati, quando parliamo di veterane sicuramente il termine le si addice. Galli, poi Linari, Galli ancora incontro, va lei ad impostare, arriva Terschun, allora verticalizzazione per Piemonti, anticipata, prova a rovesciare il fronte la Svizzera con Piubel, Piubel entra in area, su di lei Lenzini che la riporta fuori, arriva in appoggio Risen, ma arriva anche Cantore a fermarla, si sta facendo tutta la fascia Sofia Cantore, pressione alta, bassa, davvero un primo tempo di grande generosità e di grande dinamismo per lei. E qui ha sbagliato il controllo, perché invece doveva mettere la palla davanti all'avversaria poi, per poi tagliarle la strada, allora così sarebbe andata in porta. Bachmann, scambio con Reuteler, fermata, recupera Valti, ancora va da Bachmann, su di lei c'è Giuliano, Bachmann rientra con il destro, prova a scodellare Galli. Oddio, poi la conclusione però. Al volo, brava di Risen, attenta Giuliani, era centrale. Vedi, anche loro, a loro attaccano molto bene, guarda quante giocatrici sono dentro l'area.
E qui impatta benissimo la palla, meno male centralmente posizionata bene Giuliani. Linari per Di Guglielmo, subito la pressione di Terciun su di lei, se ne libera Di Guglielmo, poi si accentra, va in verticale da Piemonte, un rimpallo, c'è però posizione di fuorigioco forse? No, credo... Un tocco con la mano? Sì, sì. Con il braccio, sì, sì. Pensavo fosse fuori gioco di rientro, invece no, toccata con il braccio sinistro. Bühler. Su di lei la pressione di Lenzini, altissima. Bachmann. Riesen. Apre il gioco dalla parte opposta, dove c'è Marti che mette giù male e dà modo a Galli di intervenire. È rimessa comunque svizzera. Qui intanto rivediamo l'occasione precedente. Certo, questa palla messa al centro della porta, molto pericolosa. Sai, è anche un periodo dell'anno in cui fai fatica, non sei al meglio della condizione, quindi la palla gira, anche circola più lentamente, sì, perché corri meno senza palla, non sono al 100%. Applausi comunque per di Son Cin per l'iniziativa di Guglielmo. Adesso va a rimettere in gioco il pallone, lo scambia con Galli, Di Guglielmo, ancora Galli, Di Guglielmo va via bene, prende il fondo e adesso trova l'angolo. Mentre le telecamere vanno a cercare ancora il CT azzurro. Dallo staff, dalla panchina stanno richiamando Yaya Galli. Adesso vediamo in quale posizione, probabilmente le dicono di star dietro, infatti. Parte la parabola, Giacinti non ci arriva, poi Lenzini. Riprende Bartoli. Pallone alzato ancora per Giacinti, pallone che rimbalza, Cantore prova a metterlo giù, c'è Piemonte, non riesce ad appoggiarglielo, allora indietro proprio per Galli, Caruso fatto scorrere, trovato il rimbalzo sulla difesa elvetica, Lenzini, Bartoli, viene incontro Cantore, Bartoli ancora a tenere il pallone in campo, c'è Caruso, mette il corpo, l'ultimo tocco dovrebbe essere di Riesen, infatti così è, la rimessa è azzurra, abbastanza evidente, si infuria la panchina elvetica, si infuria Inka Grings inquadrata, ma avanza Lenzini, c'è un po' di spazio, va da Cantore, il destro, parte il traversone, c'era la testa di Giacinti, poi c'è lì Galli che alza ancora il pallone, a vuoto Peng, anticipata dal suo difensore, la Svizzera che esce, prova ad andare da Terschun, che è bravissima a tenere il pallone in campo in questa situazione, adesso l'Italia è un po' scoperta, ma la ferma in ripiegamento di Guglielmo con la collaborazione di Galli. Giuliano. Su, Bachmann attaccata da Caruso. Vedete il braccialetto di cui vi parlavo, bianco, indossato anche dalle giocatrici della Svizzera. Manifestazione di solidarietà con la battaglia della Spagna, delle giocatrici spagnole.
Inavvertitamente le è andata sopra il braccio con le scarpe, quindi è chiaro che i tacchetti fanno male. Approfondiremo la questione, appunto. Se a Cabò lo vedete scritto sul braccialetto, questa questione che è diventata ormai una questione mondiale, ha raccolto la battaglia delle giocatrici spagnole, sta raccogliendo solidarietà un po' ovunque. C'è un reportage, un approfondimento di Alessandra De Stefano, ne parleremo nell'intervallo, ne parleranno da studio Simona Rolandi e Katia Serra. Tanto si è rialzata Bachmann. Spagna e Svezia che stanno giocando, stiamo dando un'occhiata 1-1 al momento. La Svezia si era detta addirittura pronta a sostenere l'eventuale rifiuto delle giocatrici spagnole di scendere in campo. Poi un compromesso è stato trovato per andare avanti. Ne hanno parlato ieri anche in conferenza stampa le parole del pallone d'oro di Alessia Putellas. Ma insomma, come detto, nell'intervallo da studio ci sarà modo per approfondire l'argomento. Restiamo sulle immagini che ci arrivano dall'Arena San Gallo. È 0-0 tra Svizzera e Italia. Un avvio migliore dell'Italia, poi la Svizzera ha cominciato un po' a guadagnare campo, comunque partita equilibratissima, con l'Italia a tenere comunque in mano le redini del gioco, la Svizzera pronta a colpire, soprattutto di rimessa, Lenzini, Giuliano, la verticalizzazione, ferma tutto Bühler, poi Bachmann. Non è facile per la squadra italiana trovare... Attenzione. 1-2 Giuliano Giacinti, poi il pallone di ritorno non è preciso, però dà modo a Bühler di allontanare. Prego Carolina. Sì, non è facile saltare la difesa e l'organizzazione difensiva più che altro della Svizzera, perché sono molto, molto strette, molto, molto raccolte e quindi è difficile trovare spazio, ma ha fatto bene in diverse occasioni la nazionale italiana anche con scambi di prima. Certo, quando trovi squadre che si difendono con questo blocco difensivo così basso, una delle soluzioni è sicuramente quando prendi palla di attaccare velocemente, ma è anche quello di calciare da fuori area. Finora non ci siamo riusciti, intanto il gioco è fermo perché c'è a terra Terschun, colpita sulla caviglia destra in questo contrasto, entrata decisa di Bartoli. Sì. Sì, quelle scivolate poi sono il suo proprio il suo marchio di fabbrica. Si è rialzata Terschun, si riprende a giocare, ci sarà probabilmente anche un discreto recupero Lenzini. Bisogna trovare un'alternativa a questa costruzione 2+1 perché altrimenti diventiamo troppo prevedibili. Intanto Alessandro Antinelli in coordinamento ci comunica la morte di Giorgio Napolitano, ex presidente della Repubblica, 98 anni, primo presidente della storia ad essere rieletto 2 volte. Negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate e ora ci ha lasciato Giorgio Napolitano. Marti va al traversone, allontana Giuliano. Prova a recuperare il pallone Reuteler, ma commette fallo.
Lenzini, battuta profonda in direzione di Piemonte, su di lei in anticipo Bühler, rimessa azzurra. Questo è quello che dobbiamo riuscire a fare noi, cioè quando abbiamo campo e soprattutto quando ce l'hanno i difensori e soprattutto le due centrali, visto che hanno un attaccante che le aggredisce, dobbiamo essere abili a portare palla e a sfruttare così la superiorità numerica. Bachmann per Valti, va da Soma, arriva prima Giuliano, poi Caruso. Brave. Trova il corridoio per Cantore, che non va al cross, cerca il fondo, arriva adesso il cross sul secondo palo, però direttamente sul fondo. Prende la parte superiore esterna della traversa. Linari indietro per Lenzini. Viene incontro Giuliano, si guarda alle spalle, si gira, poi batte profondo per Cantore, la chiusura di Risen. Caruso chiama l'inserimento di Guglielmo, Caruso però ci pensa troppo, da modo so di venirle sotto e di fermare sul nascere l'iniziativa. Poi Bachmann, 1-2 con Terschuon, ancora Bachmann, prova a distendersi adesso la Svizzera, allarga il gioco, Bachmann va verso Marti, rimane a terra la numero 10, si prosegue per il vantaggio, il cross di Marti, colpo di testa di Linari, non c'è arrivata più Bell, ma la Svizzera rimane lì. Risen, si ferma Risen, cioè ancora a terra, lo vedete, la vedete, Bachmann. E allora la Svizzera mette fuori il pallone. Si è forse ha messo male la caviglia, esatto. Perché insomma è stato un contrasto assolutamente, mi sembrava leggero, di spalla, stavano correndo tutte e due dalla stessa parte. E intanto Giacinti e Giuliano ne approfittano per uno scambio di opinioni. Giuliano ha cercato spesso Giacinti con lanci lunghi. Comunque Giuliano è stata ammonita per quel contrasto precedente, ma prego Carolina, ti ho interrotto. No, stavo dicendo che insomma comunque noi non stiamo giocando la nostra partita, si vede che stiamo pressando in maniera consistente, mi auguro. No, qui secondo me è stato evidentemente le ha pestato il piede e le ha fatto mettere male la caviglia, ma era assolutamente fortuito, esatto. No, stavo dicendo che stiamo facendo una buona partita soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva, poi sai, 4 giorni di preparazione non riesci a fare tanto, devi fare delle scelte, però a me sembra che questa voglia di recuperare palla in zone alte insomma si vede molto chiaramente. Poi il resto, stiamo avendo un po' di difficoltà nella costruzione del gioco soprattutto a livello centrale, però non è che si può pretendere ora. Certo. Ci vuole un minimo di rodaggio. Certo, poi guarda, devono venire i risultati, perché se i risultati arrivano si fanno le cose con più convinzione e con più entusiasmo. Adesso il lancio profondo è per So, è in vantaggio Caruso. Il mio lungo di Giuliani, posizione però di fuori gioco di rientro di Piemonte.
Rafael T. Da Maritz a Bühler. Viene incontro Bachmann, intercettata da Caruso. Adesso Piemonte prova a tenere il pallone, a far salire la squadra, però se ne deve liberare, ci riesce alla fine. Bartoli torna su di lei, Terschun però e la ferma. Velti forse deve girare un po' più velocemente quel pallone su Bachmann. Maritz. Più bella. Marti. Costretta a tornare indietro. Bühler. Pressione di Piemonte. Ora Bühler. Velti. Tra poco vedremo quanto recupero ci sarà nel primo tempo. Risen intanto, c'è questa opportunità per Bachmann, che però non vede nessuno in area, allora insiste, va sul fondo, riesce a superare Bartoli e poi prova a sorprendere Giuliani. Meno male che ha provato a sorprendere, sì, Giuliani, perché mi sembra che ci fosse una sua compagna che era proprio, aveva tagliato, era proprio sul lì, primo palo, esatto. Più bel poteva provare a cercarla, non ha neanche alzato lo sguardo, no. Ha puntato direttamente la numero uno azzurra, che però ha chiuso la porta. Lenzini, 5 minuti di recupero intanto. Bartoli verso Cantore, che prova a liberarsi con un attacco, chiude però Risen. Piemonte ci prova lei con il fisico, due su di lei. Piemonte insiste, adesso va al cross, Peng con un'uscita alta, poi subito mette in movimento Maritz. Da questi a più bel, arriva Di Guglielmo a fermarla. Com'è possibile? Anche Di Guglielmo è tanto veloce. Aveva pensato per un attimo di rimettere subito in gioco il pallone la Svizzera, poi invece ci ripensa. L'Italia intanto può recuperare le posizioni. Allora Marti con le mani, si fa vedere Valti, va da più bel Marti. Valti, Risen, addirittura prova una conclusione da lontanissimo, pallone che si alza, questa veramente incomprensibile questa scelta della numero 8, che probabilmente non è piaciuta a Inka Grings. Le future giocatrici crescono, intanto si innamorano del calcio, del pallone, dell'atmosfera di uno stadio, soprattutto quando gioca la nazionale. Di Guglielmo verso Galli, fermata. E allora Reuteler tra due avversari, viene fermata a sua volta. Galli, palla per Giacinti, volta un po' in controtempo. Maritz, poi Marti, pallone profondo per lo scatto di Terschun, deve uscire Giuliani. E Galli stava quasi riuscendo a tenere in campo il pallone. Marti verso più bel, su di lei Di Guglielmo, arriva anche il raddoppio vincente di Caruso. Di Guglielmo, ha capito tutto però Reuteler, che recupera, se ne va. Di nuovo Di Guglielmo a fermare tutto e poi Marti non controlla, allora la rimessa azzurra, se n'è andato metà tempo di recupero.
battuta lunga per Cantore, che non è riuscita a trovare la coordinazione per provare ad agganciare, ad arpionare quel pallone spiovente. Dopo il rimbalzo non l'ha trovato più. Secondo me era indecisa su che cosa fare, o forse da qui insomma non vediamo le giuste distanze, forse era leggermente troppo lunga per lei. E adesso il pallone è uscito, e allora rimessa azzurra, Bartoli verso Cantore, il raddoppio di Bachmann, l'ultimo tocco è della Svizzera. Questa volta invece la rimessa è della Svizzera. Risen per Valti, la pressione di Caruso. Se ne libera Valti indietro appoggiandosi su Bühler, un pallone non proprio toccato con grande precisione. Comunque Maritz lo allunga su Marti. Si fa vedere Reuteler, palla che passa. Si gira Reuteler, il raddoppio su di lei di Galli è falloso. Calcio di punizione svizzera, poco più di 45 secondi all'intervallo. Viene in avanti Marti, la chiude di Guglielmo, ci sarà tempo probabilmente solo per battere questo angolo, è il terzo per la Svizzera, due ne ha battuti l'Italia. Attenzione massima su quest'ultima situazione dei primi 45 minuti. Reuteler dalla bandierina, da quelle parti c'è anche Bachmann, le due si parlano, le sta dicendo la seconda assistente Wexstrom, sta dicendo alla numero 6 Reuteler di fare in fretta perché il tempo scade, pallone battuto corto su Terschun, ancora Reuteler, parte il traversone direttamente tra le braccia di Giuliani. I 5 minuti adesso se ne sono andati e arriva infatti il duplice fischio della signora Letovara. Dunque un commento telegrafico, Carolina, su questo primo tempo della nuova Italia. A me sembrava bene sulla fase di non possesso palla, con una buona aggressione, anche aggressione alta. Ovviamente meno bene la fase di costruzione, che è quella più difficile con il poco tempo a disposizione, però insomma direi è una partita che rimane aperta. Abbiamo tre tiri in porta alla Svizzera e due tiri in porta per noi, insomma è una partita piuttosto equilibrata. Allora un piccolo stacco pubblicitario, poi la linea verrà ripresa dallo studio da Simona Rolandi e Katia Serra, noi ci risentiamo per il secondo tempo. Zero a zero tra Svizzera e Italia in questa prima partita delle azzurre in Nations League. Allora Katia Serra, poche emozioni in questi primi 45 minuti, però era anche comprensibile. C'è un'Italia che deve capire anche come giocare, no? Sono tante novità e ci sono tante variazioni rispetto al mondiale. E poi c'è anche un'avversaria che comunque è molto fisica, si sa, ha un gioco che è basato molto anche sui duelli, e quindi in questo noi storicamente facciamo proprio un po' fatica perché paghiamo un po' sotto il profilo della struttura fisica rispetto alle avversarie. Poi, come si diceva giustamente anche in telecronaca, manca del ritmo, ma è inevitabile, siamo a inizio stagione e la condizione è ancora un po', diciamo, indietro. Abbiamo visto come, non so, Cantore è una di quelle più vivaci anche proprio sotto il profilo della corsa, altre invece ancora un pochino con il passo più lento. Non sei particolarmente convinta della posizione di Galli? Ma allora tutti quanti, no? Conosciamo e sappiamo che Yaya è a centrocampo, nella zona centrale, che può esprimere meglio le proprie caratteristiche perché non ha il passo, no? Per dare un cambio di ritmo partendo larga sulla corsia esterna. Poi è chiaro che è una posizione, quella sicuramente da equilibratrice, quindi da un punto di vista soprattutto tattico, diciamo che con le stesse giocatrici sul campo si potrebbe passare al 4-2-3-1, oppure invece se vuoi fare un 4-4-2 puro, mettere degli esterne, perché in panchina ce li abbiamo. Parliamo della Svizzera, che al mondiale ha segnato 3 gol, di cui uno è un autogol, per cui non è una squadra che sottoporta particolare fortuna. Sì, poi l'altro è stato un rigore di,
di Bachmann, il terzo invece un tapì dentro l'area di rigore, e in più appunto le manca anche Crnogorčević, la giocatrice che ha lasciato il Barcellona per andare all'Atletico Madrid, che è un po' la ragazza offensiva più prolifica sotto porta e che quindi insomma sta mancando a una nazionale che comunque non ha mai avuto grandissimi numeri offensivi, per cui era anche da aspettarselo di vedere e di assistere, come anche i precedenti recenti, una partita equilibrata, perché entrambe le squadre faticano un pochino a essere molto offensive. Abbiamo parlato dei 4 giorni avuti da Son Chin, la prova la stiamo vedendo ecco adesso, perché sono veramente pochi 4 giorni. No, ma non si può giudicare nulla, assolutamente. Cioè assolutamente, adesso bisogna solo intanto comunque continuare, perché il primo tempo è stato approcciato bene sotto il profilo comunque della serenità con cui le giocatrici sono sul campo. A me sembrano forse un pochino lunghe, quindi ecco, su questo magari si potrebbe un pochettino crescere nel secondo tempo, e poi è normale che appunto serve tempo per riuscire a vedere l'Italia che lui ha in testa. Guarda, non può fare miracoli. Hai parlato di un approccio giusto, Katia. Allora, con la regia di Annalita Cardinali e la supervisione di Alessandro Antinelli, vorrei andare a rivedere alcuni episodi, sicuramente i migliori. Hai parlato di un approccio giusto, al terzo minuto infatti l'Italia si fa vedere con il tiro di Caruso, che però è debole e centrale. Certamente, Katia, questo è il nostro biglietto da visita. Degna di nota però al 27esimo è l'azione della Svizzera con il sinistro al volo di Risen, che però non sorprende Giuliani, è un bel gesto. Katia, avrebbe meritato miglior fortuna questo sinistro al volo. Beh, meno male che non l'ha avuta per noi, però sì, si era coordinata molto bene. E noi ci facciamo rivedere con un cross dalla destra di Cantore, che poteva essere in qualche modo sfruttato meglio, Katia. Beh, dentro l'area di rigore qualche volta appunto siamo riusciti dalla destra soprattutto a mettere un paio di palloni invitanti, ma non abbiamo avuto la prontezza di andare alla conclusione. In questo caso invece Bachmann che supera nell'uno contro uno Bartoli e poi calcia sul primo palo, ma lì è stata molto attenta Laura Giuliani, che non si è lasciata sorprendere. E vogliamo parlare adesso, Katia, anche di Svezia e Spagna. Sono le altre due avversarie dell'Italia in questo girone di Nations League. Spagna che ha vissuto e sta vivendo dei giorni davvero molto molto complicati. Katia, ricordiamo, tutto è nato dal bacio non richiesto da parte di Rubiales, all'epoca presidente della Federazione Spagnola, a Hermoso il giorno della premiazione della Spagna, la Spagna che ha vinto il mondiale. Allora davvero è scoppiata una bufera, lui è stato costretto a dimettersi, è stato mandato via anche il commissario tecnico, però alle ragazze non basta, vogliono che vengano prese altri provvedimenti. Facciamo il punto sulla situazione spagnola con la corrispondente Alessandra De Stefano. Una discriminazione sistematica con il femminile. Chiedevamo da tempo che ci ascoltassero, sapevamo da decenni che esisteva una discriminazione sistematica nei confronti delle donne. Alexia Putellas, leader indiscussa in campo e nello spogliatoio della Spagna campione del mondo, pronuncia con un filo di voce parole pesanti. Lo fa alla vigilia della partita con la Svezia di Nations League, primo ritorno in campo per le campionesse. A poco più di un mese dalla vittoria di Sydney, sono trascorsi giorni che hanno stravolto il calcio femminile in Spagna, dopo quel bacio estorto a Jenny Hermoso dall'ex presidente della federazione Rubiales. Niente sarà più come prima. Hanno scioperato, protestato, fatto sentire la loro voce, obbligate a tornare in campo dove Jenny Hermoso non ci sarà. La nuova allenatrice ha scelto di proteggerla, non convocandola. Ma da chi? E da cosa? Se lo chiede lei e le sue compagne, lei che passò per consenziente a quel bacio grazie ad un comunicato stampa falso. Se non avesse reagito, sarebbe stata quella la versione ufficiale. Ma le campionesse del mondo hanno detto no, non siamo ribelli, ma solo atlete che pretendono progressi nella parità retributiva e nelle strutture per lo sport. 39 firmatari hanno chiesto cambiamenti radicali alla federazione, che ha promesso di agire. Avere avuto in campo Jenny Hermoso, quello sì che sarebbe stato un segnale, ma c'è ancora molta confusione e pochi fatti. Una cosa è certa, non sono felici di tornare in campo perché sanno che la strada da percorrere verso cambiamenti reali è ancora molto lunga e tortuosa da affrontare, e non solo in Spagna.
E sono, Katia, tornate in campo le ragazze. Proprio pochi minuti fa hanno battuto la Svezia per 3-2 con un rigore proprio allo scadere, però non è una bella situazione. Abbiamo sentito parlare di discriminazione sistematica da parte di Putellas. Innanzitutto bisogna dire però che quando scendono in campo sono delle super professioniste, perché comunque riescono a staccarsi, no? Da tutte quelle che sono le polemiche, e sul campo dimostrano di essere delle ottime atlete. E anche oggi è una partita difficile, perché sappiamo quanto è forte la Svezia, con merito sono riuscite a spuntarla. Detto questo, è naturale che sono nella posizione dove ora loro possono farsi sentire, perché sono campionesse del mondo con grande potenza e grande forza. È arrivato il momento di rivendicare quello che è giusto, perché in primis ci deve essere il rispetto delle persone. Ci fermiamo soltanto un attimo, rimanete con noi. Di nuovo in diretta, in attesa del secondo tempo, tra qualche istante, di Svizzera-Italia. Vogliamo ricordarvi la notizia di cui vi abbiamo parlato anche nel corso della telecronaca, la morte di Giorgio Napolitano. È stato il primo presidente della Repubblica eletto due volte, nel 2006 e nel 2013. Alla famiglia le condoglianze di tutta Rai Sport. Noi siamo pronti per il secondo tempo di Svizzera-Italia. Tiziana Alla, Carolina Monace, ci vediamo alla fine della gara. Squadre che stanno rientrando in campo, abbiamo assistito al riscaldamento delle giocatrici in panchina, nessuna ci sembra già pronta per entrare. 2, 4, 6, 8, 10, stavo contando al volo le azzurre che tornavano in campo, ci sono tutte le giocatrici di movimento, quindi l'Italia non farà cambi. Io ne approfitto per ricordarvi quello che vi ha anticipato Simona Rolandi a proposito dell'altra partita del girone Svezia-Spagna. La vittoria della Spagna in casa della Svezia è stata una partita apertissima, la Svezia che era andata in vantaggio con Eriksson, poi la Spagna aveva ribaltato il punteggio con Del Castillo e Navarro. All'82esimo era arrivato il pareggio di Hurtig, poi nel recupero il fallo da rigore commesso da Ilsted che ha provocato la sua espulsione, e il rigore poi realizzato da Mariona Caldeltei al 96esimo. Dunque Spagna che vince in Svezia, e per quanto ci riguarda, visto che l'Italia affronterà proprio la Svezia martedì a Castel di Sangro, non ci sarà Ilsted, il difensore goleador, la ricordiamo ai noi, due gol all'Italia nel 5-0 pesantissimo incassato dalle azzurre al mondiale. Dunque Carolina, almeno di lei non ci dovremo preoccupare martedì. Almeno di lei no, ma però tutto il resto sì, insomma, non era solo lei, ovviamente la Spagna, esatto. E la Svezia, pardon. Esatto, la Svezia è una squadra quadrata che sono anni che arriva sempre nelle primissime posizioni, ma è una squadra che ha fatto bene al mondiale, ha fatto bene all'europeo, giocano in maniera sempre uguale, però è una squadra tanto, tanto solida, e che tra l'altro ha 3-4 giocatrici che sono fuori dalla norma. Galli qua si fa fermare da Velti, però non la molla, la costringe verso la bandierina dell'angolo, arriva anche il raddoppio di Caruso, in qualche modo la Svizzera riesce a cavarsene, poi arriva anche il calcio di punizione a favore delle padrone di casa. Maritz batte lungo, colpo di testa di Guglielmo, che è stata spinta molto fiscale, dobbiamo dire, la signora Letovara. Sì, soprattutto nei falli da contatto. Da contatto, sì. Diciamo che comunque il metro è sempre stato quello, esatto, da una parte sì. E dall'altra, quindi basta saperlo. Molto in panchina della Svizzera, si mangia una barretta, credo che sia, no? Sì. Sembrava qualche cosa di più succulento, ma non credo proprio. Lenzini, Linari. Di Guglielmo, Linari.
ancora di Guglielmo, va da Giacinti, ha provato di prima a servire Galli che non se l'aspettava. Bachmann, Valti, gira su Bühler, si propone subito Riesen sulla corsia sinistra, la va a contrastare Cantore, quantomeno la tiene lì. Valti centralmente per Pubel, Valti, Reuteler, tocca per Sou, troppo corto però Giuliano, e allora Giacinti guadagna il calcio di punizione. Ricapitoliamo le formazioni: l'Italia con Giuliani in porta, Bartoli, Denzini, Linari e Di Guglielmo in difesa, Caruso, Giuliano e Galli in mezzo al campo, davanti Cantore, Piemonte e Giacinti, la Svizzera con Peng in porta, Marti, Maritz, Bühler e Riesen, la linea difensiva Sou, Felti e Reuteler in mediana, davanti Bachmann con Terschun e Pubel. Cantore per l'inserimento di Caruso, parte il cross Piemonte, il destro al volo, non riesce a tenerlo basso. Non era facile, no. Anche perché vedi, lei ha anticipato l'avversaria, però le è arrivata un pochino troppo dietro. Martina Piemonte non convocata per il mondiale. Adesso la Svizzera ha capito infatti che è il portiere che deve portare palla in mezzo alle due italiane, non so se è casuale o se è stato fatto, perché chiaramente così hanno la superiorità numerica. Adesso Terschun prova ad andare via, Bartoli in seconda battuta la ferma. Riesen verso Sou, la tiene lì Bartoli, Sou costretta a tornare indietro, Felti, Bühler, Reuteler e poi Marti, prova ad affondare sulla destra lo svizzera, ma si ferma subito Marti. Il problema è che fanno il torello in questo caso, perché sono in tre contro due. Marti per Bachmann, prova lei adesso a sprintare allora centralmente verso Reuteler, bravissima Caruso, scegliere il tempo e poi a rilanciare in direzione di Cantore, ma c'è la chiusura di Bühler, poi Sou. Valti viene incontro Terschun, perde palla, commette anche fallo su Giuliano e mi sembra che arrivi il cartellino giallo anche per lei. Si avvicina Manuela Giuliano, Meriam Terschun, sì, qua il pestone è arrivata completamente, totalmente in ritardo, la numero 22. È rialzata Giuliano, adesso è lei a impostare, alza per Giacinti, no. Era in posizione di fuorigioco, penso, mi sembra di aver sentito un fischio e non era fuorigioco, non era fuorigioco, no. Beh, però, forse col braccio, non essendoci il VAR. Comunque, se l'arbitro aveva fischiato se l'assistente aveva segnalato il fuorigioco, quello era. Sai, anch'io sono d'accordo con Katia Serra che Galli a mio avviso è più centrale di centrocampo che interna, anche per la, ad esempio Giuliano è più veloce e ha i tempi di inserimento migliori rispetto a lei però accompagna sempre il gioco, ha molta visione,
probabilmente perché sta facendo questo ruolo di interna di centrocampo anche con l'Everton, o giocano con il centrocampo a 4 e lei fa una delle due centrali, oppure col centrocampo a 3 è stata impiegata quantomeno l'anno scorso più come interna di centrocampo. Intanto Manuela Giuliano va a battere il primo angolo dell'Italia in questa ripresa. Per la testa di Giacinci c'è anche Linari. Nessuna delle due riesce a intervenire con efficacia su quel pallone. Forse Linari neanche se l'aspettava che Giacinci non la prendesse. Sì, perché ha preso proprio male il tempo Giacinci. Era stato battuto bene questo angolo da Giuliano. Uno schema tutto targato Roma sarebbe stato. Pallone uscito, la rimessa italiana. Bartoli scambia con Cantore, poi Caruso, Cantore, tutto di prima, il tunnel alla fine. La Svizzera recupera, Reuteler non ci arriva, ci arriva però Bachmann. Eccola Reuteler, pronta ad allargare per l'inserimento di Marchi. C'è Perciun che scatta, va a puntare Linari. Le finte di Perciun, rientra sul sinistro. Poi in mezzo per Reuteler, la conclusione murata da Di Guglielmo. Poi allontana Cantore, va da Giacinci che adesso prova a tenere il pallone, a cercare il corridoio per Piemonte, ma in vantaggio Bühler. Bachmann, Reuteler, poi palla per Marchi, troppo centrale, allora Di Guglielmo protegge l'uscita dal fondo. Decimo della ripresa, il copione è più o meno quello del primo tempo. Una partita che un episodio può cambiare in un momento o nell'altro. Giuliano adesso ha dovuto in qualche modo di prima allontanare quel pallone, ha provato a memoria, non c'era nessuno però da quelle parti, allora Valti per Sow. Interviene Cantore, palla che rimane lì, poi Bartoli guadagna la rimessa. Giuliano, toccata sul piede di appoggio da più bel. Non è d'accordo Inka Grings, anche la giocatrice svizzera, provata ad andare sul pallone. Si è anche fatta male lei, sì. Tra l'altro Di Guglielmo, da Linari a Giuliano. Linari, e gli fanno tanta fatica a costruire, ma Linari o Lenzini devono avere il coraggio quando hanno campo di salire con la palla al piede, altrimenti non si riesce a creare superiorità numerica da nessuna parte. Reuteler intercetta Giacinci, Caruso subito lo sguardo in avanti, Caruso prosegue lei, poi allarga per Cantore, in mezzo all'area ci sono Giacinci, c'è Piemonte, Cantore però deve far arrivare quel pallone, Bühler, Bartoli poi recupera, Giuliano, propone subito Di Guglielmo che viene servita, sbaglia però completamente al momento di colpire.
guarda l'orologio, Andrea Soncin, uno sguardo anche alla panchina, ma insomma non mi sembra sia arrivato ancora il momento di cambiare qualcosa, almeno dalle immagini che ci vengono proposte. Bühler, ancora lo scambio con Peng. Va da Marti, subito Reuteler in appoggio. Marti, Bachmann le prende il tempo di Guglielmo, va da Piemonte, ancora di Guglielmo, 1-2, si chiude però sul muro di Valti. Marti, Reuteler, Bartoli ferma il pallone diretto a Terciun, Valti ancora, Bühler, la capitana svizzera va da Terciun, si era alzata. Il braccio di Bartoli a segnalare il fuorigioco di rientro e dopo un po' si è alzata anche la bandierina della prima assistente. Giuliano, Cantore, Giacinti, sempre spalle alla porta però, recupera Cantore, poi Galli dentro per Giacinti, ha capito tutto Bühler, poi Piemonte, Bühler respinge di nuovo, Galli. Il cross sul secondo palo, palla per Piemonte, posizione di fuorigioco da parte di Caruso o di Piemonte. Caruso che aveva appoggiato di testa. Era buona però questo schema, questo disegno. Ma anche qua Piemonte non era sicuramente in fuorigioco. Quello che è stato segnalato è della numero 18 di Arianna Caruso. Colpo di testa di Bartoli in anticipo, Piemonte prova a far proseguire Giacinti, il pallone non le arriva però, arriva Linari a servire Galli, in orizzontale Lenzini, Caruso, Cantore, si rinnova il duello con Risen che la chiude in angolo. Un primo cambio che si sta preparando per la Svizzera Alicia Lehmann, uno striscione per lei, un'altra delle stelle di questa squadra. Intanto Giuliano va a battere per Giacinti, la girata, peccato, questa era ben indirizzata. La palla le è rimbalzata davanti e quindi giustamente ha optato più per la precisione piuttosto che per il tiro forte. Mentre qui Lehmann è anche la numero 14, Vallotto. Vallotto è una di quelle tornate. Non era al mondiale. 4 sono tornate in nazionale, 2 classi 2006, sono la prima convocazione, sono tutte in panchina comunque per Vallotto. Adesso potrebbe arrivare il momento di entrare in campo. Tanto Bachmann, brava, Linari si sgancia in anticipo a fermare tutto e poi Galli prova a rovesciare l'azione. Va da Giacinti, il contrasto con Bühler, si gioca, tutto buono, Galli anche qui, tutto buono per la signora Letovara, questa volta meno fiscale del solito, più bel per Bachmann. So, Felti, prova a innescare Riese, la sua corsa sulla sinistra. Va a puntare Bartoli, si ferma indietro per Terciun, attenzione. La conclusione. Porta mancata di molto. Vediamo se è il momento. Sì, dunque esce proprio Terciun e al suo posto entra Lehmann. Terciun che era anche ammonita.
e poi esce con il numero 11, mi è sembrato di intravedere. Sì, So, ed esce ed entra Vallotto. Eccola inquadrata, Alicia Lehmann, attaccante dell'Aston Villa. Mentre Smilla Vallotto gioca con la Marbì. Intanto qui Linari si prende un piccolo rischio. Lenzini. Lenzini qui deve puntare l'avversaria che sta cercando di coprire Bartoli. Caruso, Cantore al cross di prima intenzione. Müller ferma tutto, arriva Caruso e poi Galli e Caruso. Bello. Prova a piazzarla e la trova la rete questa volta. Arianna Caruso porta in vantaggio l'Italia al 64esimo. E alla fine l'Italia riesce a sbloccarla. Era un po' di minuti in questa ripresa che c'era andata vicino a quel gol che adesso ha trovato Arianna Caruso. Bellissimo, bene com'è partito. Questi sono i tiri a cui lei ci ha abituato. Qui è bella. Bello la combinazione al volo di Cantore. Poi questa volta la Svizzera non riesce a liberare il pallone e allora è andata con il sinistro Caruso. Lo vedete, un'occhiata alla porta, ha guardato e l'ha piazzata proprio lì dove era impossibile arrivarci, proprio sotto l'incrocio dei pali. 13° gol in nazionale per lei. Sì, si fa trovare completamente, cioè in realtà non fa il passo e non spinge il portiere della Svizzera, ma bellissimo il suo tiro, è anche improvviso perché c'erano diverse giocatrici tra italiane e svizzere e lei ha avuto la lucidità di cercare l'angolo e di cercare la traiettoria libera per il tiro. E l'ha trovata alla perfezione, Italia in vantaggio a metà della ripresa. E direi anche meritatamente a questo punto, Carolina, perché sì, è vero che è stata equilibrata la partita, ma se andiamo a vedere le occasioni, nessuna clamorosa, questo è vero, però insomma sicuramente l'Italia ce n'era andata più vicina. Sì, ma anche con più determinazione secondo me, con una maggiore convinzione rispetto alla Svizzera. Adesso proprio Lehmann, la nuova entrata, sentite come il pubblico si entusiasma nel momento in cui entra lei in azione, però troppa vigoria in questo contrasto. E dice non ho fatto nulla, un normale contrasto. E invece una gomitata sul volto proprio di Elisa Bartoli. L'ha presa proprio in pieno volto. E intanto qua la regia ne approfitta per farci rivedere l'azione che ha portato in vantaggio l'Italia. Finalmente un po' di fortuna, qualche palla che rimbalza, vagante anche bene, per noi. Sì, eh. È rimbalzata bene questa volta. Tante volte siamo state punite, no? Proprio da queste palle vaganti in aria che la difesa non riusciva a liberare, ce lo ricordiamo anche all'Europeo questa volta. L'Italia è stata bravissima ad approfittarne. Intanto Bartoli è ancora a terra perché il colpo, lo abbiamo visto dal replay, lo ha preso. Eccolo ancora qua. La gomitata con il gomito sinistro in pieno volto, colpita Elisa Bartoli. Corsa del ghiaccio sul volto, sul naso. Lei è una combattente, lo sappiamo bene, ma insomma i colpi fanno male come. Costretta ovviamente per il momento ad uscire dal campo. Vediamo se ce la fa a riprendersi, ma certo è una botta. Perde sangue dal naso. L'ha presa proprio in pieno.
Vediamo se riuscirà a rientrare. Sicuramente dovrà essere medicata. Perde sangue copiosamente dal naso. Quindi Italia momentaneamente in 10. Adesso c'è Caruso che si è abbassata a coprire quella zona di campo. Eccola Caruso, va a puntare proprio lei, Lehmann. Poi lascia lì il pallone. E allora Müller, colpo di testa di Cantore. Adesso l'Italia deve stringere i denti in attesa di capire se Bartoli ce la fa a rientrare o se Soncin sarà costretto alla prima sostituzione. Dalla regia svizzera non ci arriva nessun aiuto per capire com'è la situazione. Allora proseguiamo a vedere l'attacco della Svizzera con Backman, poi Reuteler, Velti, Riesen, Ballotto, palla per Backman, fermata da Lenzini, poi Cantore spedisce in avanti dove c'è Giacinti, che adesso praticamente è la giocatrice più avanzata, perché Piemonte ha un po' arretrato il suo raggio d'azione ovviamente per coprire. Lenzini svirgola il pallone, la stessa cosa fa Cantore. E allora Ballotto, limite dell'area, Caruso la tiene lì. Riesen, la sua conclusione, ci mette i pugni Giuliani. Però ci aveva provato già nel primo tempo un paio di volte, Riesen una volta centrale, questa volta decisamente più pericolosa. Dunque primo angolo per la Svizzera. Va a battere proprio Backman. Palla in mezzo all'area, allontanata da Giacinti, mi è sembrato. Marti chiama le compagne a salire, Giacinti. Poi Piemonte in pressione su Reuteler. Maritz. Sembra che Bartoli ancora non sia rientrata, non c'è stata proposta nessuna immagine, infatti Caruso ancora, è ancora lì e adesso deve vedersela di nuovo con la progressione di Backman, che poi lascia al cross. E allora entrano Lyon, Bartoli non ce la fa, infatti il numero 13. Ed esce anche Piemonte, dunque entra Bergamaschi al posto di Bartoli. Esce anche Cantore. Entrano Lionna, dunque, e Girelli. Dunque ricapitoliamo, sono uscite Bartoli, Cantore e Piemonte, sono entrate Bergamaschi, Lionna e Girelli. Anche lei aveva corso tanto, anche Piemonte, Cantore non ne parliamo. Dunque forze fresche, mentre Saragama si sta scaldando insieme alle compagne, vediamo alle sue spalle anche Giada Greggi, una carta sempre importantissima da giocare per ogni allenatore. Sì, perché Giada Greggi dà qualcosa in più sotto l'aspetto della fantasia, dell'imprevedibilità, però è anche una giocatrice che si fa sempre vedere, che è sempre molto propositiva. Entrata nel finale proprio nella partita che ricordavamo di campionato Milan-Roma, ha trovato anche il gol, è entrata benissimo in quell'occasione. Intanto Lehmann, i suoi dribbling, Lehmann si libera, poi lascia a Reuteler che allarga verso Marti, c'è Girelli su Marti, Reuteler, Velti,
Palla per Marti sul fondo. È ancora lunga la partita. Più di 20 minuti per difendere il gol di Caruso, preziosissimo, e provare magari anche a incrementare il vantaggio. Ionna, Giuliano, Linari, Giuliano, da terra riesce a difendersi dall'attacco di Valti. Ora Giuliano, una battuta profonda per lo scatto di Ionna, che è fresca, riesce a tenere il pallone in campo, va a puntare Risen. Ionna prova a rientrare sul destro, alle sue spalle arriva il cross, limite dell'area. Poi difesa svizzera spazza, Lehmann a caccia del pallone, appoggio indietro per Marti, che lo lascia uscire perché c'è a terra Falti, ma credo siano solo problemi di crampi. Vuole bere. Linari lascia ai medici svizzeri ovviamente occuparsi della questione. Qui era il contrasto precedente tra Falti e Ionna, e qui aveva cominciato a sentire i primi problemi. Pia Falti, capitana della Svizzera, centrocampista dell'Arsenal, ora riesce ma rientrerà subito. Mentre più bella ne approfitta per ricevere qualche indicazione da Inka Grings. Pallone intanto restituito alla Svizzera. Maritz la va a attaccare Giacinti. Arriva Reuteler, Maritz in anticipo di Guglielmo su Lehmann, affida a Caruso, poi la perde, ora allontana Maritz, ferma tutto Linari, Lenzini, va da Di Guglielmo, lo stop, attaccata da Reuteler, arriva però Giacinti in appoggio, poi sbaglia il controllo, Giuliano si prosegue, commette fallo su Reuteler. Qui ricordiamo che Giuliano era già ammonita, quindi per una cintura del genere, anche per molto meno, diciamo, la signora Letovara finora ha estratto il cartellino giallo. Qui per un attimo abbiamo tremato. Risen, Bühler, via bene Reuteler, affida Bachmann che scivola, poi Ionna. Dopo il recupero di Bergamaschi, Ionna però insiste a voler far tutto da sola, e alla fine Risen le soffia il pallone, poi però lo regala di nuovo all'Italia. Colpo di testa di Bühler, mezzo al campo Falti, arriva Di Guglielmo, poi Girelli prova a girare per Giacinti, pallone però troppo lungo. Vedi, comunque va bene l'atteggiamento, perché cercano di tenere e di conquistare palla alte. Se si conquista palla lì è più facile segnare, perché si hanno meno metri da percorrere ovviamente. Però è una Svizzera a cui bisogna stare attenti. Adesso il pallone riconquistato da Caruso, entra in scivolata su di lei Reuteler.
lascia correre questa volta la signora Letovara, era andata sul pallone ed ecco il momento di Greggi, entra al posto proprio di Giuliano. Chissà, forse anche il cartellino ha pesato sulla scelta di Soncin. Giuliana era l'unica ammonita tra le azzurre. La partita si sta facendo un po' più sporca, diciamo, in questi ultimi minuti. Il 5 tra Manuela Giuliano e il CT azzurro. Il suo posto è entrata già da Greggi. Intanto Linari verso Glionna. La sovrapposizione di Bergamaschi, il cross di Iannalo, sfiora Peng, non ci arriva, concede l'angolo. Con tutta calma ora l'Italia ovviamente va a battere. Arianna Caruso. Un'occhiata in area, poi va con il destro per la girata di Giacinti che alza di Girelli che alza le braccia, chiede un tocco sospetto, si prosegue, tiene il pallone in campo intanto di Guglielmo e poi viene stesa da Marchi e qui il cartellino giallo arriverà. Vabbè. E infatti la grafica ci conferma, mentre qua invece Pilgrim sta per prendere il posto di Piubel. Spazio dunque anche per l'attaccante dello Zurigo, Laia Pilgrim, ma intanto Caruso a battere questo calcio di punizione sul secondo palo con i pugni, allontana Peng, rimette, rialza il campanile Linari per Glionna e poi Girelli, ancora si rimane lì, Linari a lottare sul fondo però. Entrati negli ultimi 10 minuti di tempo regolamentare, ci sarà ovviamente anche il recupero. Io direi che un quarto d'ora ancora c'è tutto da soffrire. Prisen batte lungo proprio per la nuova entrata, anzi a metà strada fra Lehmann e la nuova entrata. Pilgrim dà modo a Bergamaschi di chiudere. Sì, c'è da soffrire, però si soffre sempre molto di più quando la palla è vicino alla nostra area, quindi questo atteggiamento che continuano ad avere di tenere la palla lontana secondo me è molto positivo. Bachmann, Marti, Reuteler, scambio con Pilgrim, può andare al cross però Reuteler, deve tornare indietro da Marti. Felte trova bene Bachmann, questa Oddio, volta no. In mezzo per Pilgrim, il palo salva l'Italia, palo interno là, il pallone che corre lungo tutta la linea e qui l'Italia è stata fortunatissima. È stata fortunata, abbiamo sbagliato a far entrare quella palla così dentro l'area che poi è stata messa per Pilgrim, ma non siamo riuscite bene a chiudere lo spazio, a far passare questa, ecco, in questo momento. Brava Valti a trovare Bachmann e brava Bachmann ad andare doppio palo, ha preso anche il palo dall'altra parte mi sembra, questo sì e questo sì, anche doppio palo, sì, doppio palo. Beh, qui davvero la buona sorte
Si è vestita di azzurro questa volta. Greggi allontana, però l'Italia deve mantenere la lucidità. Sì, soprattutto in fase di possesso palla dobbiamo cercare di giocare la palla vicina e cercare di non perderla. Ovviamente in questi ultimi minuti la Svizzera darà il tutto per tutto, certo, nel pressare quanto più possibile. Risen, Felti, ancora un'occhiata, ancora una verticalizzazione, questa volta per sempre per Pilgrim, la chiusura di Bergamaschi, se non sbaglio. È entrata bene la numero 20, qui stiamo rivedendo invece l'occasione precedente, ancora da quest'altra inquadratura, un palo. Pallone che corre lungo tutta la linea e poi il palo opposto non si è visto da questa parte. Si vede Pilgrim che si mette le mani tra i capelli, intanto Svizzera che va a battere quest'altro angolo, battuto corto. Greggi lì a contrastare Backman, bravissima Greggi, perché l'ultimo tocco è proprio della numero 10 svizzera. Prolunga Girelli. Giacinti adesso lì è davvero sempre più sola. Girelli a far da raccordo tra centrocampo e attacco. Un po' diciamo, l'evoluzione del suo ruolo in questi ultimi tempi. Un altro pallone perso. Marti. Reuteler, Marti, tentativo di pressione di Galli, Felti, vede partire Reuteler di prima, 1-2 con Pilgrim, Di Guglielmo però non le consente di andare al cross, allora indietro per Marti, un'occhiata in area, poi in orizzontale da Backman, limite dell'area. Backman, il cross, il colpo di testa di Pilgrim, questa volta completamente fuori bersaglio, ma sta davvero scardinando. Tra l'altro è una giocatrice che ha 20 anni, per cui è entrata e veramente sta dando fastidio, ha dato freschezza ma sta dando anche tante soluzioni offensive. Ultimo cambio a disposizione di Soncin, se lo gioca mettendo in campo Serturini al posto di Giacinti. La sua capacità di tener palla, di provare a ripartire in velocità. Intanto entra anche Cemaili al posto di Marti. Applausi anche per lei. Anche per Riola Cemaili, giocatrice del Wolfsburg, una delle cinque nella rosa che giocano in Germania. Bühler, Felti verso Reuteler, Backman si propone come al solito. Pilgrim, Backman non la serve, va in orizzontale da Reuteler che gira su Maritz. Reuteler, Maritz, larga c'è Pilgrim questa volta, Serturini da terra, la ferma e allora riparte Galli che non vuole sciupare il pallone, va da Girelli, finisce a terra, tutto regolare, Reuteler. E poi Risen, Lehmann. Non si chiude l'1-2 con Cemaili. E allora va a guadagnare un preziosissimo calcio di punizione Arianna Caruso. Poi crampi anche per lei, forse anche
la volontà di guadagnare qualche secondo. Piovono i fischi del pubblico dell'Arena San Gallo. Ricordiamo ancora, in questo stadio debuttò Roberto Mancini alla guida della nazionale maschile nel 2018 con una vittoria sull'Arabia Saudita. In questo stadio sta debuttando Andrea Soncin alla guida dell'Italia femminile. Italia avanti 1-0, due minuti al novantesimo. Bergamaschi, pallone prolungato irraggiungibile da Girelli. Peng scambia con Bühler, avanza lei la regista difensiva, va da Risen, viene incontro Lehmann, la ferma Bergamaschi. Risen costretta a dare indietro, Bühler. Si abbassa, Felti a impostare, ora Bühler, Risen, su di lei Lyon all'1-2 con Vallotti, arriva Lehmann, poi spinta, cade a terra, si prosegue però. Cosa decide l'arbitro? Ha accentuato decisamente la caduta Lehmann, una leggera spinta di Bergamaschi, l'arbitro non c'è caduta. Lenzini batte profondo, direzione di Girelli, ma c'è la testa di Felti. Pochi secondi e sapremo quanto sarà il recupero. Maritz, profondo, ma c'è Bergamaschi a allontanare. Poi Girelli va giù, si prosegue, Galli. E adesso la signora Letovara fischia il calcio di punizione per l'Italia. Aveva lasciato proseguire in un primo momento, 7 minuti di recupero, era prevedibile, Carolina. Sì, per le sostituzioni, per il gioco fermo, ricordiamo le cure prestate a Elisa Bartoli, colpita da una gomitata in pieno volto, perdeva sangue dal naso, costretta poi ad uscire. Lionna lasciare il posto a Bergamaschi, Lionna rientra, prova a rientrare sul sinistro, non ci riesce. Risen, è Peng che spedisce un campanile profondo, Greggi, Bühler, poi posizione di fuori gioco di rientro di Lionna. Sta lottando con tutte le sue forze l'Italia, anche con una discreta lucidità. Sta tenendo bene le distanze, quantomeno. Sì. Tranne un paio di occasioni, quella clamorosa, la ricordiamo ancora, del doppio palo. Poi non ha lasciato in realtà grandi varchi alla Svizzera, che invece sta spingendo. Vallotti. Fermata. Si riparte con Bergamaschi, su di lei Cemaili, va a fermarla. Risen, Bühler per Maritz. Ilgrim, Maritz, contro Bachmann, Bühler, Velti, Lehmann, scambio con Vallotti, la stende Bergamaschi a palla lontana, arriva il cartellino giallo anche per lei, un giallo però direi speso bene. Sì, perché gli aveva preso bene il tempo, anche perché si gira dalla parte sbagliata, quindi non riesce più a prenderla. Adesso però un calcio di punizione pericoloso sta per spiovere nell'area azzurra. Bachmann si guarda intorno, vediamo se sarà lei a batterlo.
tante bambine a guardare questa partita. Va proprio Bachmann con il destro sul secondo palo, con i pugni allontana Laura Giuliani, prova ad evitare l'angolo, l'Italia ci riesce. Pilgrim, Greggi va giù, Pilgrim va al cross, palla schiacciata a terra da parte di Vallotto, innocua per Giuliani. Sì, molto brava invece è ancora una volta Pilgrim, che fa proprio a sportellate, tra l'altro è alta 1,70. Un po' sofferente anche Laura Giuliani, rimasta a terra anche Lenzini, crampi anche per lei, davvero un finale di grande sofferenza, ma l'Italia c'è, è lì. Dato più di metà recupero intanto, battuta profonda di Giuliani, colpo di testa di Bühler, poi quello di Falti, mette giù il pallone Greggi, prova a gestirlo l'Italia, Lenzini calcia in direzione di Girelli che riesce a mettere in movimento Serturini, si allunga un po' il pallone ma riesce a raggiungerlo, su di lei c'è Maritz, poi lo mette in mezzo, il colpo di testa di Girelli, aveva trovato bene il tempo Cristiana Girelli, la sua specialità, aveva provato a piazzarla sul secondo palo. Lasciata completamente libera sola, dell'avversaria. Sì. E adesso Galli ruba un buon pallone, brava, resiste alla carica. Galli prova a piazzarlo anche lei sul fondo. Forse si poteva provare a gestire quel pallone, Carolina, anziché andare, guarda, alla conclusione, però era invitante. Sì, ma tra l'altro lo sta facendo molto bene Giada, che tra l'altro Giada Greggi che sta passando palla, sta giocando corto, però giustamente poi la rivuole, anche perché lei si va sempre, si fa vedere, ma giocando corto riesci più a mantenere in maniera sicura il possesso palla. Serturini, ecco, guarda, adesso lo vedi ancora al centro. Vedi, è sempre da sola peraltro. Falti vince il contrasto con Girelli, adesso Maritz, palla per Pilgrim, le tocca il pallone Linari, Pilgrim torna sul pallone, Bergamaschi mette fuori, poi Lionna, adesso bisogna gestirla. Galli guadagna un preziosissimo, un altro preziosissimo calcio di punizione, sacrificando la gamba sinistra, ma ha messo il corpo, ha chiamato all'intervento irregolare la sua avversaria. Maritz si rialza, Iaia Galli. E adesso 45 secondi al termine, palla in possesso dell'Italia. Ci vuole lucidità, ci vuole testa, Linari va larga da Lionna. Porta il pallone il più lontano possibile dalla metà campo azzurra. Scambio con Caruso che si avvicina alla bandierina dell'angolo, poi non riesce però nel suo intento. La rimessa è svizzera, 20 secondi ancora a disposizione della Svizzera. Se il recupero non verrà prolungato, palla profonda, ci arriva Linari che poi dà indietro a Laura Giuliani, pronta a ribattere lungo nella metà campo avversaria. Falti recupera, Bühler. I 7 minuti sono scaduti. L'arbitro farà concludere probabilmente questa azione. Arriva sul pallone Reuteler, lo mette in mezzo. Oddio. E poi Linari anticipa in maniera pericolosissima Giuliani. Non si sono capite le due. E allora regaliamo un calcio d'angolo alla Svizzera e sarà probabilmente questa l'ultima opportunità. Peccato
perché Giuliani stava andando su quel pallone e invece c'è ancora da soffrire. Reuteler dalla bandierina, batte corto, pallone allontanato da Girelli, si rimane lì. Soncin, un minuto in più è passato, è finito anche il minuto in più di recupero, sta dicendo al quarto ufficiale. Pallone ancora rispedito in aria, allontanato da Linari, rincorso da Caruso che lotta con Risen e adesso davvero dovrebbe essere finito. Calcio di punizione per la Svizzera, invece ancora non è finita la sfida. Siamo già nel secondo minuto oltre, sta dicendo, sono due minuti oltre i sette di recupero, questo sta dicendo Andrea Soncin, quarto ufficiale, alla signora Fecchelli. Invece l'arbitro Letovara dà ancora un'opportunità alla Svizzera. Tiene alta la difesa l'Italia sulla linea dell'area di rigore. Davvero sono momenti cruciali, momenti di grandissima tensione. Parte la battuta, la palla, oddio, che passa, non la prende, male, nessuno, arriva, si perde sul fondo e adesso arriva il triplice fischio nel terzo minuto oltre il settimo, dunque al decimo minuto di recupero. La signora Letovara sancisce la vittoria dell'Italia, la prima vittoria della gestione Soncin, decide il gol messo a segno da Arianna Caruso al 64esimo. Una vittoria bellissima, Carolina, per quello che significa, per come è arrivata, per l'Italia che è ripartita, come abbiamo visto. Sì, una vittoria cercata, voluta, bene, come abbiamo sottolineato, soprattutto nel cercare di andare a prendere palla nella metà campo avversaria, un po' meno nella costruzione, ma è normale che sia così. Invece questo atteggiamento proprio di tenere la palla lontana dalla propria metà campo, secondo me può dare i suoi frutti anche nelle partite che seguono. Poi era una partita importante proprio per il morale delle giocatrici, dello staff nuovo, insomma, fa sempre bene partire col piede giusto. Assolutamente, abbiamo visto il sorriso di Andrea Soncin, l'abbraccio con i suoi vice, con Viviana Schiavi, con Alessandro Turone. E allora su queste immagini noi vi salutiamo, Tiziana Alla e Carolina Morace, e diamo la linea allo studio a Simona Rolandi e a Katia Serra. Dunque, buona la prima per Andrea Soncin sulla panchina della nazionale femminile. Katia, 1-0 ci serviva davvero ripartire così. Sì, beh, è chiaro che è una vittoria che dà morale. Bisogna sottolineare come siamo state anche fortunate, soprattutto perché Pilgrim ha colpito quel doppio palo e tra l'altro la giovanissima ventenne dello Zurigo, quando è entrata in campo, è stata eccezionale, molto, molto pericolosa. Per fortuna però appunto siamo riuscite ad essere anche compatte a livello difensivo e appunto la dea bendata ci ha voluto bene. Vogliamo rivedere con le immagini con Annalita Cardinali come abbiamo cominciato questo secondo tempo, Katia, e lo abbiamo fatto con l'azione da rivedere al 59esimo minuto. È un'occasione che vi capita a... Intanto siamo di nuovo ancora con le immagini, vediamo dolorante, Katia, lei che si è dovuta fermare assolutamente. Sì, Bartoli ha preso una gomitata, esatto, e bella violenta, seppur diciamo senza cattiveria da parte di Lehmann, ed è stata costretta al cambio, al suo posto è entrata Bergamaschi. Tamponi al naso per lei, non ce l'ha fatta. Immagini curiose, le ragazze in cerchio, sia l'Italia sia la Svizzera, quasi. Ma dai, nel speculare. Calcio femminile, Simona, l'abbiamo visto tante volte, sì. No? È proprio un modo di gestire il gruppo. In quel momento che cosa viene detto, Katia? Ognuno ha le sue strategie di comunicazione, di sicuro si cerca di tenere comunque tutte sulla corda, proprio perché c'è il coinvolgimento complessivo, come vedi, non solo delle giocatrici ma anche di tutto lo staff, per essere un unico corpo. È un unico corpo, questa è sembrata l'Italia, Katia, e con queste immagini ci raccontano un nuovo corso, secondo te? Ma rimaniamo sì. Su queste, perché sono immagini... Sì, sono molto belle, no? Molto significative. Intense, assolutamente, di quello anche che può significare appunto
aver già cominciato bene il nuovo percorso, perché sono tre punti importanti ai fini di una classifica che avevamo detto è un girone di ferro dove c'è anche il rischio della retrocessione in Lega B. C'è anche un posto alla prossima Olimpiade e soprattutto anche alle prossime qualificazioni europee, quindi insomma avere tre punti oggi è qualcosa di molto importante sotto il profilo della classifica, e quindi è tipico, come dicevo prima, vedere questi momenti, ma naturalmente è difficile, no? Da qui stabilire cosa dicono esattamente. Però abbiamo accennato a un episodio, Katia, a un momento, al 59esimo minuto, l'occasione capitata a Martina Piemonte, secondo l'arbitro viziata da un fuorigioco. Secondo te c'era? Ma è chiaro che la prospettiva non aiuta, però secondo me il colpo di testa con cui si è cercato di servire Piemonte, come rivediamo da questa azione, mi lascia dei dubbi, ti dico la verità, anche se manca la prospettiva per avere certezze. E i dubbi non ci sono al 60esimo con la girata ben indirizzata da Giacinti, che si rivela poi il prologo al gol, perché al 64esimo minuto abbiamo il 64esimo porta in vantaggio meritatamente l'Italia, e lo abbiamo detto, questo è un vantaggio importante, quello. Questo è il palo, il doppio palo di cui hai parlato tu. Sì, di Pilgrim, che come abbiamo detto quando è entrata, in più di un'occasione non siamo stati capaci di leggere i suoi movimenti, e quindi è andata alla conclusione con facilità. Qui invece è Aurora Galli che guadagna un pallone proprio perché è andata in pressing ultra offensivo. Poi da quella posizione prova il calcio a giro sul palo più lontano, ma il suo tiro esce a lato. È al quinto minuto di recupero. Abbiamo appena rivisto con le immagini selezionate da Maurizio Piergentili il tiro di Aurora Galli fuori di poco. Era al 95esimo minuto di una partita lunga, 7 di recupero più altri 3. E lei non si ferma mai, non conosce la fatica. È un po' anche il marchio di fabbrica di chi gioca fuori dall'Italia. Ma sicuramente mi è sembrata una di quelle che ha finito la partita ancora con più energia, a differenza di altre che sono andate un po' in debito di ossigeno, e questo a conferma insomma che giochi in un campionato dove i ritmi e le intensità sono sempre molto alte, e ha dimostrato una grande condizione atletica per una prestazione secondo me nel complesso molto positiva, perché sottolineavamo ci piace di più centrale, no? In mezzo al campo, perché defilata sull'esterno diciamo da tanto aiuto in fase di non possesso, ma ovviamente non può dare profondità quando la nostra squadra è in possesso del pallone, e quindi ha delle caratteristiche particolari, ma la sua anche capacità fisica, la sua struttura secondo me oggi si è confermato quanto è importante per avere più solidità a metà campo. Anche l'ingresso di Greggi nel secondo tempo ha sortito gli effetti sperati, ne hanno giovato un po' tutte. Sì, direi comunque che da sottolineare è proprio che chiunque è entrata bene con l'approccio giusto, lo ha fatto mettendosi a disposizione della squadra e soprattutto con la convinzione di poter essere utile, e questo credo che sia la cosa più importante. Non conta quanti minuti giochi, ma come li giochi, e quindi abbiamo visto da parte appunto di tutte, e sottolineavi Greggi, è chiaro, personalmente io ho anche un debole calcisticamente per lei, perché mi piace moltissimo, perché è una giocatrice che alza il ritmo, che è aggressiva, che ha grande qualità, e si è messa anche lei lì a centrocampo e ha fatto bene. E stiamo rivedendo le immagini, l'immagine più emblematica di questa nuova Italia. Allora fammi fare una battuta, no? Visto che il CT è stato un bomber insomma che ha segnato tanti gol soprattutto in Serie B, magari starà raccontando alle ragazze prossima volta vi insegno io come segnare più gol, no? Perché così soffriamo meno. Ovviamente non me ne vogliano il CT Soncin, sto scherzando, ma la sua grande anche esperienza, no, da calciatore potrà essere utile a questo nuovo corso. O magari starà ricordando che anche Roberto Mancini, come abbiamo detto in apertura, lì ha vinto, proprio in quello stadio all'esordio sulla panchina della nazionale contro l'Arabia Saudita, poi è andato a vincere il campionato europeo. Katia, noi ci salutiamo e ci vediamo martedì alle 17:30 su Rai 2 per la seconda partita dell'Italia in questa Nations League. Sarà una sfida davvero da vivere, emozionante, contro la Svezia, 17:30 Rai 2, vi aspettiamo. Ciao Katia. Ciao Simona, buonasera a tutti. Arrivederci a tutti voi.